dedico 3 minuti a una distinzione fondamentale nel mondo del lavoro terapeutico. Normalmente quando andiamo a fare un lavoro terapeutico pensiamo a dover trattare le parti piccole di noi, quindi questa è la terapia delle parti interne. Tratti la persona per la parte depressa, la parte ferita, la parte anche la parte ossessiva e così. Questo è un livello. L'altro livello è la terapia dell'io, cioè dell'io come governo della persona. Se c'è un buon governo interno, capace di ascoltare le parti, è già parecchio. Però un buon governo deve disporre anche degli schemi percettivi per comprendere. Quello del doppio legame è uno schema percettivo che a volte è indispensabile, perché anche un io ben formato si incastra nel doppio legame, perché è costruito apposta per imbrogliarsi. È un atto creativo umano che serve proprio a non farsi riconoscere. Quindi un io viene fregato. Questi due tipi di lavoro non esauriscono affatto la terapia, anzi sulla parte, ma saranno un 50%, non so. Poi c'è l'io collettivo. Questa è la base dei presupposti, delle idee di cui vi ho dato l'esempio stamattina, parte del sistema liberista che abbiamo interiorizzato, per cui nella coppia facilmente dopo un po' scadiamo a un rapporto competitivo. Io faccio questo, tu fai di meno, questo è una... Per cui anziché l'apprezzamento, la gratitudine e la generosità, sviluppiamo le pretese, le accuse e le lamentele. Ma questo è facile da capire. C'è un passaggio, per essere proprio più chiari possibile: ogni volta che c'è una pretesa, ogni volta che c'è una lamentela, ogni volta che c'è un'accusa, c'è subito pronta la giustificazione. Pronta. Allora, se vi giustificate di fronte alla pretesa, mettete l'accusa, benissimo. Allora, tanto vale che mettete il laccio al collo e vi impiccate, perché diventate dei produttori di porcherie psichiche, tanto era meglio che non agevate, il cazzo ci sta da fare. Produrre dei virus e far star male a gente. Quindi, potreste fare una promessa formale che ogni volta che praticherete una lamentela da adesso in avanti, la prima cosa che dovrete fare è riconoscere che un'immane stronzata, termine tecnico, che è un modo per manipolare l'altro, perché è un doppio legame anche quello, perché io mi lamento, imbroglio l'io dell'altro, perché se non è vigile l'altro ci casca, dice: oh, cosa ti è successo? E dopodiché, quando sono finito lì, dopo l'aggressività mi arriva tutta, eh? E dopodiché io cerco di avvicinarmi perché ti vengo incontro, ma in realtà mi prendo una marea di veleno. In termini economici si chiama esternalizzazione delle perdite. Cioè, le aziende cosa fanno? L'azienda di successo esternalizza le perdite e privatizza gli utili. Così semplice. Esternalizzare le perdite vuol dire che l'inquinamento lo paghiamo noi, le autostrade le paghiamo noi, gli aeroporti le paghiamo noi, e loro si pigliano i soldi con le nostre tasse. Poi pare che i prodotti costino poco, non è così, le paghiamo attraverso le tasse, quindi è tutto un imbroglio. Lo stesso nei rapporti interpersonali vale questo principio. Io mi lamento e se tu non sei vigile, attenta, tu prendi la lamentela come qualcosa di scontato, ma se io mi lamento, anziché essere una persona che apprezza, che ha gratitudine, io ti infilo dentro la pancia del veleno. Chiaro che la lamentela temporanea non vuol dire nulla, ma se diventa uno stile di relazione, è una roba che è incubo.
Quando io mi lamento, l'altra persona cosa fa? Dopo un po' sente il risentimento, chiaro? E guardate cosa succede. Lamentela. Ecco, il messaggio è: poverino me. E l'altro messaggio è: te la faccio pagare. Ok? L'altro persona che è qui risponde da una parte e dice: beh, ti vengo incontro, perché se no si sente in colpa. Però il suo vitale, quello che è qua, gli dice: guarda che ti frega quell'altro. Allora la persona si divide, senso di colpa, lo fa star lì ad ascoltare queste stronzate, e il vitale dice: mandalo a fanculo. Allora dice: guarda che merda che sono, e via. Ecco, questo è un doppio legame di piccolo cablatura, di piccolo onda. Perché cosa vuol dire? Io non sono capace di gestire il mio paese e quindi non riesco ad avere mezzi sufficienti, vengo dal tuo, ti chiedo aiuto. La mia protezione civile fa schifo, vengo dalla protezione civile, tu aiutami un po', perché la nostra sono tutti a puttane. La tua, e per una volta tu gli dici: va bene, visto che amo le persone, per questa volta ti aiuto.